Bentrovati amici agricoltori a Battini Agrinforma. Come promesso, oggi parliamo di diserbo. Diserbo particolare per agricoltori innovatori, giusto Presidente Battini? Giustissimo, sono clienti giovani. Oggi il cliente giovane è molto molto esigente, cerca una tecnologia in grado di poter far produrre loro reddito. E grazie a Dio questo di Kvernaland lo fa. Quindi è grazie a aziende come queste che riusciamo poi a iniziare a diffondere questa tecnologia. Perché oggi siamo dei Fratelli Cordioli. Siamo a Villafranca dei Fratelli Cordioli, un'azienda giovane alla quale abbiamo dato in un paio d'anni 6 macchine, una più innovativa dell'altra. Questo ci fa molto molto piacere e ci fa ovviamente far fare anche bella figura. Quindi a proposito di innovazione, è bene parlare con Roberto Bartolini, il nostro ormai tecnico che ci sta accompagnando in diverse puntate, di questo diserbo che diventa sempre più importante. La comunità europea potremmo dire che ci sta addosso, perché stiamo parlando di prodotti importanti la cui distribuzione deve essere davvero precisa. Sì, ci sono due aspetti nuovi, cioè il fatto che gli agricoltori d'ora in avanti devono seguire i principi della lotta integrata e quindi intervenire solamente quando è necessario. Nel caso ad esempio del mais si parte con i pre-emergenze e poi si vede eventualmente se c'è la necessità di fare un post. E l'altro aspetto è la direttiva 128 sulle attrezzature, quindi sulle barre, sugli atomizzatori, che prevede tutta una serie di regole nuove che comportano anche la certificazione, che comportano anche il controllo funzionale. Quindi oggi qui troviamo una macchina che risponde già a tutte queste esigenze, giusto Sandro? Una macchina già certificata quindi? Sì, tutte le macchine che escono dallo stabilimento di Novenne, Pinolanda, sono certificate. Il cliente dovrà semplicemente, quindi l'azienda, il titolare dell'azienda dovrà semplicemente chiedere questo certificato, questo attestato che appunto garantisce che la macchina eroga quanto stabilito dalle tabelle. È una cosa molto molto importante. Come si possono valorizzare al massimo questi prodotti? Oggi diciamo gli agricoltori innovatori utilizzano dei principi attivi di grandissima efficacia e che non lasciano residui, quindi diciamo dei prodotti che anche hanno un certo costo, e quindi la cosa importante è valorizzarli proprio attraverso queste attrezzature che sono estremamente innovative e vanno completamente a bersaglio. Quindi è diciamo un binomio perfetto: agrofarmaci di ultima generazione e tecnologie di distribuzione come queste che vedremo oggi. E quindi adesso amici agricoltori ascoltiamo la diretta testimonianza di Alessandro Cordioli. Thank you.
compagnia di Alessandro Cordioli, che è il fratello di Daniele Cordioli, appunto il titolare dell'azienda. Allora, Alessandro, alle nostre spalle la combinata Xtra Xter, che la state utilizzando già da un anno, quindi come vi trovate? Direi molto bene, ci ha dato molte soddisfazioni, riusciamo a fare molto più lavoro della macchina che avevamo prima, è molto maneggevole e anche col discorso del sistema Isobus è una macchina all'avanguardia. E... quindi diciamo anche con le sovrapposizioni riuscite a gestirle bene? Alla perfezione, posso dire che abbiamo ottimi, anzi buonissimi risultati in questo campo, insomma. Perché scegliere una portata? Noi trattiamo medi e piccoli appezzamenti e per discorso della maneggevolezza rispetto a una trainata, fare i movimenti, gli spostamenti, abbiamo pensato sia una macchina molto più maneggevole, insomma. E per quanto riguarda invece la capienza? Sì, la capienza abbiamo scelto con i due serbatoi, quello posteriore e anteriore, così per avere una buona autonomia. Quello posteriore è di 13 quintali e anteriore è di 11. E poi questo fatto, Roberto, è molto interessante perché, come ben saprai, si può scegliere se utilizzare lo stesso prodotto su entrambe le botti oppure scegliere questa divisione di prodotti, e ci permette appunto di avere la stessa capienza di una macchina trainata. Sì, ma poi diciamo che infatti la cosa che volevo chiedere è, ad esempio, quest'anno se già avete utilizzato questo doppio serbatoio, che effettivamente è un aspetto molto importante. L'abbiamo usato sul trattamento del frumento, che per esempio sui giri a confine bisognava usare un grammicida, e allora abbiamo fatto la soluzione nella botte dietro con il grammicida e nell'anteriore la soluzione normale, così senza continuare magari a spostarsi da un appezzamento all'altro si usava la botte posteriore e poi finito il giro attorno al campo si usava l'anteriore. Che questo penso che sia importante per il calpestamento, giusto? Sì, per il calpestamento, ma poi vedi, Agnese, questo è il discorso proprio dell'innovazione tecnologica che rientra anche in quello che appunto è il discorso di come gestire i trattamenti e il diserbo in particolare. Adesso qui ci troviamo in questa zona di Villafranca dove i terreni sono sistemati proprio in questo modo, con questi arginelli, perché c'è poi un'irrigazione a scorrimento. In questo momento mi sembra che state facendo il diserbo di preemergenza del mais, ecco, come vi state regolando? Ci stiamo regolando con due prodotti, abbiamo del Merlin Flex e del Track P abbinati insieme per il pre-emergenza del mais. E le botti le controllate con il terminale Isomatch Tellus, esatto? Esatto, proprio con quel terminale lì, insomma. Come vi trovate? Molto bene, ha una bella dimensione, dopo tutto touchscreen, molto facile da usare, molto valido, insomma. Controllo al 100%, quindi? Esatto. Controllo, stai seduto in cabina e fai tutto quello che devi fare, no, non si scende più. E la sicurezza quindi è molto importante. Roberto, noto infatti che davanti all'Xtra c'è una telecamera. Sì, ecco, infatti anche quello è un aspetto che appunto volevo chiederle, come la sta utilizzando. Viene utilizzata spesso magari negli incroci o nelle uscite brutte, che non, avendo il serbatoio frontale non si ha proprio una buona visibilità. Allora switchando sul Tellus si entra nella visualizzazione della telecamera, così si può vedere la strada o l'incrocio che si sta per attraversare. Parlando sempre di sicurezza, abbiamo accennato prima appunto alla direttiva 128, quindi importantissima la pulizia, e qui Kvernland è leader con la X-Clean Pro, quindi queste diluizioni è molto importante appunto per tenere pulite, potremmo dire, in maniera ottimale le botti. Come le avete trovate? Molto utili, perché diciamo finisci di fare il trattamento, magari cambi cultura da trattare, devi pulire la botte, allora invece di magari andare a casa, mettersi là con l'acqua a lavare, dopo dover smaltire quest'acqua, invece fai tutto direttamente sul campo appena trattato, perché sulla botte Xtra di serbatoi con acqua pulita, che utilizzando questo prodotto, l'X-Clean Pro, pulisce perfettamente la botte, le pompe, sia tutta la barra alla perfezione. Ma Roberto, con la tua esperienza, un commento per questa attrezzatura che abbiamo alle nostre spalle? Ma credo che rappresenti effettivamente, credo, il massimo dal punto di vista dell'innovazione tecnologica per il diserbo, anche perché alla precisione mi sembra che unisca anche delle capacità nel momento in cui si trova di fronte agli ostacoli, perché come reagisce la macchina in questo caso? Molto bene, perché anche insomma in questa situazione che abbiamo noi sul Villafranchese, che abbiamo questi arginelli, insomma si comporta molto bene, siamo veramente contenti, insomma. E la barra? La barra anche quella
promette bene, insomma. E Alessandro, di quanti metri è la vostra barra? La nostra barra è una 18 metri con 7 sezioni. Quindi 7 sezioni che cosa significa? Spieghiamo bene a casa questo discorso. Praticamente puoi fare quello che vuoi, puoi chiudere un pezzo di parte sinistra, un pezzo di parte destra, tutta la sinistra, tutta la destra, o andare via solo con la carreggiata del trattore. E questo direttamente in cabina? Esatto, con i tastini e il Tellus fai tutto in cabina. Ma quindi il messaggio è precisione, comodità e sicurezza. Esatto, innanzitutto. Grazie quindi Alessandro per essere stato qua con noi a Bettina Greenform. Grazie a voi. Ringrazio anche il preziosissimo Roberto Bartolini per i suoi consigli, le sue domande, insomma il nostro tecnico, potremmo dire, ormai ufficiale. Grazie a voi. E amici agricoltori, noi ci vediamo sempre la settimana prossima con altre novità.